adottando un termine di questi giorni, come uno tsunami che ha colpito questi paesi baltici. Molti identificano un unico paese, sono tre paesi con delle loro distinzioni sia culturali anche ben decise. Ecco, uno tsunami, quest'onda che è arrivata e dopo è ritornata indietro, lasciando sulla spiaggia il 35-45% di russi, dall'altro posto, dall'Europa cosiddetta occidentale, dai paesi ricchi, c'è stata subito invece una forte delocalizzazione. Gli imprenditori che sono andati lì sono andati come nel Far West alla ricerca di un Eldorado. I ragazzi rimasti soli in Polonia con un genitore o entrambi che si sono recati all'estero per guadagnare e migliorare la propria vita. Non so, c'è qualcuno di voi che ha mai sentito parlare di questo nome, non ha mai sentito parlare di Eurozero? Un problema molto sentito tra i giovani, a tal punto che due studenti di Poznan hanno voluto girare un cortometraggio su questi euro-orfani. Questo è un fenomeno molto pesante. Se pensate che solo in Polonia sono 100.000 che vivono soli.